Ludwig van Beethoven nel 250° anniversario della sua nascita. Prima puntata. Bonn, infanzia e adolescenza, 1770-1792. Ludwig van Beethoven nasce nel 1770 a Bonn da una famiglia di musicisti dell'elettorato di Colonia. Il nonno, Kapellmeister e tenore e basso di corte, si chiamava Ludwig come lui, mentre il padre, Johann, era un tenore di corte e un modesto insegnante. Johann sposò la vedova Maria Magdalena e da questo matrimonio nacque un primo figlio, Ludwig Maria, battezzato nel 1769. Questo figlio visse però solo 6 giorni, mentre il nostro Ludwig nacque nel 1770 e fu battezzato il 17 dicembre. Da questo matrimonio nacquero altri 5 figli, 2 dei quali sopravvissero, Caspar Karl e Nikolaus Johann, relativamente di 4 e 6 anni più giovani di Ludwig. Una fissazione di Beethoven per quasi tutta la vita fu proprio la sua data di nascita. La questione del fratello morto aveva fatto sì che Beethoven fosse convinto che il suo certificato fosse andato perduto e di non essere nato nel 1770, bensì 1 o 2 anni dopo. Questo potrebbe essere imputato al fatto che il padre alcune volte parlò di Beethoven come più giovane di quello che in realtà non era. Ma questa fissazione in realtà era proprio tutta sua, perché tutti i certificati di nascita che gli vennero forniti anche da amici e da lavoratori della città erano datati 1770. Un altro problema, un'altra fissazione del nostro Ludwig fu la sua paternità. Nel 1810 fu pubblicata per la prima volta una diceria che sosteneva che Beethoven fosse figlio illegittimo di un re di Prussia. Questa diceria non fu smentita da Beethoven, nonostante i suoi amici lo avessero più volte esortato a farlo. Ma in qualche modo Beethoven non se ne preoccupò e quando cominciò a pensarvi era ormai troppo tardi. Questo deriva dal fatto che il romanzo familiare di Beethoven, quello che Freud e Rank definiscono il romanzo familiare, cioè il momento in cui il bambino sostituisce uno o entrambi i genitori con personaggi di condizione più elevata. Questo portò Beethoven a rifiutare Johann come suo vero padre e questo è il fatto centrale del romanzo familiare di Beethoven. Il padre è praticamente ucciso e portato a un livello più elevato. La madre non viene sostituita, ma viene innalzata, da una parte innalzata a una condizione più alta come amante del re, ma dall'altra degradata come infedele. Questa fantasticheria può radicarsi solo nel momento in cui il bambino non è e non si sente amato, è trascurato, è maltrattato. Ciò portò Beethoven a considerarsi il figlio sbagliato, quel figlio che mai avrebbe sostituito il fratello morto. Quindi il problema più importante dell'infanzia di Ludwig fu il pessimo rapporto col padre, dovuto in realtà al pessimo rapporto tra Johann e il padre Ludwig. La presenza del nonno, che nel frattempo era rimasto vedovo e viveva insieme al figlio Johann, era oppressiva. Quando poi il nonno Ludwig morì, la situazione non migliorò, perché Maria Magdalena continuò a parlare, a emulare del nonno come se fosse presente. Ciò anzi portò ancora più in difficoltà il padre Johann, che sempre più tempo passava fuori casa, spesso alla taverna con gli amici, facendo un ampio uso di alcolici. Johann non fu un bravo padre nemmeno nell'educazione musicale di Beethoven. Lo trattò sempre in modo prepotente e brutale e ad un certo punto cercò di usare il talento precoce di Ludwig come aveva fatto il padre di Mozart, Leopold. Tuttavia, la didattica di Johann fu sicuramente molto manchevole rispetto a quella di Leopold, oltre al fatto che Beethoven non era un bambino prodigio al pari di Mozart. Quindi, quando Beethoven fu presentato per la prima volta in un concerto a Colonia nel 1778, questo concerto poi non ebbe alcun seguito. Ciò vuol dire che non venne interpretato come prodigioso al pari di Mozart. Il metodo di Johann non era un buon metodo. Johann seguiva uno schema rigido e intransigente.
E tutte le volte che Beethoven cominciava a improvvisare, che era la pratica più comune per i musicisti dell'epoca, veniva immediatamente stroncato. Dall'altra parte, le cure di Maria Maddalena non furono sufficienti a controbilanciare tutte le implicazioni negative che venivano dalla parte del padre. Tuttavia, Beethoven non criticò mai esplicitamente e direttamente il padre e la madre. In tutti i suoi scritti, il padre e la madre sono ricordati in maniera affettuosa. Quindi l'amore che Beethoven inconsapevolmente provava non veniva ricambiato da altrettanto affetto, ma c'era ed era profondo. La sua fu un'infanzia solitaria e molto introversa. Nel 1780 Maurer lo descrive così: al di fuori della musica non aveva nessuna cognizione dei rapporti sociali. Di conseguenza con gli altri era ombroso, non sapeva far conversazione e si chiudeva in se stesso, tanto da essere considerato un misantropo. Persino a scuola Beethoven non andava bene, non faceva alcun progresso. Lo sbocciare di Beethoven fu solo tra i 10 e i 20 anni, il momento in cui si rese conto, fu consapevole delle proprie capacità creative. Allora sì che Beethoven emerse dal suo isolamento. E infatti fu proprio poco dopo i 10 anni che la sua carriera cominciò a delinearsi con certezza. Non era un prodigio come Mozart, ma già cominciò ad essere considerato un abile giovane professionista. Non girava più arruffato e malvestito, a questo punto era autonomo e spesso indossava l'abito di gala del musicista di corte. E cominciano i suoi primi incarichi. Nel 1782 diventa assistente organista di corte senza stipendio e l'anno successivo maestro al cembalo. Nell'84 fu invece ufficialmente nominato organista di corte con un primo salario di 150 fiorini. Questo è il momento che segna la fine dell'infanzia di Beethoven e l'inizio del suo primo periodo anche come compositore. Nel 1780 e 81 infatti Beethoven aveva cominciato a studiare con il maestro Neefe, insegnante di composizione e personaggio molto riconosciuto nella città dell'epoca. Neefe intuì subito il talento di Beethoven e lo incoraggiò, al contrario del padre, anche proprio sulle sue improvvisazioni. Tant'è vero che poco dopo gli concesse la sua carica, gli cedette la propria carica di maestro al cembalo e curò le prime pubblicazioni delle sue opere, nonché scrisse la sua prima recensione pubblica. Probabilmente fu sempre Neefe che introdusse anche Beethoven alla conoscenza degli ideali illuministi. Dall'82 all'85 quindi la sua produzione fu abbastanza cospicua, poi però ci fu una lunga pausa fino al 1789. Questa pausa fu dovuta sicuramente anche ad una serie di fattori esterni. Innanzitutto ci fu una prima stroncatura sul Musikalischer Almanach che paragonava le prime composizioni di Beethoven a quelle di uno studente alle prime armi. Dopodiché ci fu la morte dell'elettore, che privò la famiglia Beethoven di alcune amicizie importanti nella città. Inoltre, alcune sventure colpirono la famiglia di Beethoven. Questo aumentò le sue responsabilità. Il padre passava sempre più tempo fuori casa, appunto, e Beethoven si sentì investito della responsabilità anche dei due fratelli. Per questo assunse un incarico in più, quindi gli impegni erano maggiori per poter comporre. Divenne infatti anche violista di corte. E poi ci fu un primo viaggio fallimentare a Vienna. Fallimentare perché Beethoven arrivò a Vienna quasi senza una referenza, quasi senza una conoscenza. E poi, dopo due sole settimane, dovette rientrare in fretta e furia a causa dell'aggravarsi della malattia della madre. Malattia che portò la madre alla morte e questo portò Beethoven ad essere totalmente responsabile della famiglia, nonché custode del padre, ormai fuori di sé. La svolta decisiva però avvenne nel 1789. Beethoven tentò una petizione all'elettore per ricevere metà dello stipendio paterno. In realtà questa petizione non fu mai portata a termine e non ricevette mai risposta, però fu come se questa petizione portasse alla liberazione della forza creativa di Beethoven.
in campo proprio compositivo, per cui da metà del 1789 ai primi mesi del 90 ci fu una grande produzione. Contemporaneamente appaiono i primi brillanti resoconti della sua attività come pianista. Parliamo un secondo della situazione di Vienna in questi anni e come gli ideali illuministi arrivano a Vienna. Fu durante il governo dell'elettore Maximilian Franz, iniziato proprio nell'84, che le idee illuministiche diventano effettivamente i principi ufficiali dell'elettorato. Già prima era stata fondata una loggia massonica e successivamente questa loggia era stata sostituita da un ordine degli illuminati, segreto e anticlericale, che era sorto nel 1781. Tra i suoi membri figurano molti degli amici e degli insegnanti che ebbero rapporti con Beethoven in questi anni. Tuttavia, questo ordine fu scoperto e fu abolito in tutta la Baviera nell'84 e nell'85. E da qui cominciò un pochino quella che fu una sorta di persecuzione degli illuministi da tutte le capitali d'Europa. Tuttavia ancora noi non siamo in questi anni e quando Beethoven, nei primi anni 80, aderisce all'illuminismo, siamo lontani da questo clima di repressione. Quindi Beethoven accoglie i principi dell'illuminismo europeo pur non arrivando a un radicalismo che togliesse riconoscenza alla corte. Negli ultimi anni a Bonn, quelli della piena adolescenza, quasi possiamo già parlare di maturità per gli anni che erano, Beethoven passava molto tempo allo Zehergarten, una taverna con una libreria attigua, che era il punto di incontro preferito dei radicali, dei docenti universitari e degli intellettuali di ogni livello ed età e di ogni ambito artistico. Nel 1789 addirittura Beethoven si iscrisse all'università, ma purtroppo non sappiamo quali corsi frequentasse né per quanto tempo fu immatricolato. In ogni caso fu un'esperienza che non ebbe un seguito. Di fatto Beethoven preferiva una conoscenza da autodidatta. Amava leggere insaziabilmente, ma in edizioni divulgative, e amava soprattutto chiacchierare e conversare con gente d'ingegno in un ambiente piacevole. Anche il suo rapporto col cattolicesimo non è molto chiaro. Sicuramente aderì a un cattolicesimo elettorale illuminato, cioè un cattolicesimo che potesse portare a una pacifica convivenza tra la Chiesa e il razionalismo illuminista. Lo stesso compromesso fu verso gli ideali rivoluzionari. Beethoven disprezzò sempre la tirannia, ma non ipotizzò mai l'abolizione della monarchia. Gli eroi di Beethoven erano quelli schilleriani, quei principi che lottano contro il despotismo, contro l'assolutismo oppressivo. Lo Schiller di Beethoven è quello dell'Inno alla Gioia, Inno alla Gioia che Beethoven già conobbe a Bonn e già pensò di musicare prima ancora di arrivare a Vienna. Ma ci fu un evento importante nel 1790. Haydn, di ritorno, di passaggio dalla città di Bonn, incontrò Beethoven e Beethoven gli fece vedere una delle sue cantate. Haydn ne ricevette un'impressione sufficientemente favorevole, tanto da accettare l'invito a diventare insegnante di Beethoven che gli propose l'elettore. Fu così che nel 1792 Beethoven partì per Vienna. E questa volta vi rimase e il viaggio fu ben diverso dal primo. Beethoven sperava di passare a Vienna un periodo per studiare, per stare a contatto con la musica più importante. Vienna era una capitale della musica settecentesca. E pensava di tornare a Bonn e farsi una posizione importante in città. Le composizioni di Beethoven nel periodo di Bonn, sebbene ancora non riflettano acquisizione di uno stile personale, rivelano tuttavia un ampio eclettismo. La produzione comprende una serie di variazioni, 3 sonate per pianoforte, 1 concerto per pianoforte, 3 quartetti per archi e pianoforte, vari cicli di Lieder e 2 cantate, oltre a una serie di brevi pezzi per pianoforte. Diciamo che Beethoven in questo primo momento accetta in pieno il linguaggio e lo stile dei suoi contemporanei e predecessori. Tuttavia ci sono 2 brani che rivelano già un elemento insospettato, l'esistenza cioè, già in questo primo periodo, di molti dei tratti rivoluzionari e trascendentali che costituiranno poi la base dello stile maturo di Beethoven.
Questi due brani sono la cantata per la morte dell'imperatore Giuseppe II e la cantata per l'elevazione al trono imperiale di Leopoldo II. È interessante come queste due cantate non vennero in realtà eseguite finché Beethoven era in vita e Beethoven non fece nulla per pubblicarle. Anzi, queste due cantate furono quasi nascoste, rimasero inascoltate, inosservate, fino a dopo la morte di Beethoven, quando furono ritrovate a un'asta nel 1844. Nella prima cantata, che è quella sicuramente più interessante, quella per Giuseppe II, l'influenza più forte è sicuramente quella di Gluck, soprattutto nella timbrica e nell'orchestrazione, ma è anche quella di Mozart nelle arie solistiche. Tuttavia, quello che emerge sono alcuni elementi esclusivamente beethoveniani. I contrasti dinamici, gli improvvisi pianissimo e fortissimo, la comparsa della cosiddetta melodia assoluta, cioè quel modo di scrivere per ampi ritmi, raggruppamenti di 8 battute, chiarissime curve melodiche e movimenti diatonici senza sospensione. Nel complesso, queste due composizioni non destano oggi un grande effetto, perché Beethoven doveva ora, tardivamente, arrivando a Vienna, assimilare la tecnica del contrappunto e le forme stilistiche della scuola viennese. Vorrei finire ogni pillola video con una frase, una recensione, una critica da parte di riviste o musicisti contemporanei o tardivi. Quest'oggi una frase, un pensiero di Robert Schumann, che scrive: un monumento a Beethoven, scolpitelo in una forma colossale come il San Borromeo al Lago Maggiore, affinché egli possa, come faceva in vita, guardare al di sopra di tutte le montagne. E quando gli stranieri chiederanno che cosa significhi quel gigante, ogni fanciullo potrà rispondere: è Beethoven, ed essi penseranno che sia un imperatore tedesco. Oh, se volete essere utili ai viventi, fondate in suo onore un'accademia intitolata Accademia della Musica Tedesca, in cui innanzitutto si è insegnato il suo verbo, il verbo secondo il quale la musica non debba essere coltivata come un mestiere comune da chiunque, ma dischiusa dai sacerdoti come un mondo meraviglioso. Vi aspetto domani per la seconda puntata nella sala del 700 della Biblioteca Manfrediana di Faenza con Vienna, i primi anni 1792-1802.